Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi andiamo a rispondere alla domanda: cosa ti sta per accadere? Lo dico per le ragazze nuove, questo è un canale improntato alla vera conoscenza, ossia che tu puoi tutto. Tu sei il creatore indiscusso della tua realtà, ragion per cui non c'è altro Dio, apostrofo io, all'infuori di te. Ossia, tu sei il creatore indiscusso della tua realtà. Abbiamo creato fino a questo momento realtà di penuria, di insuccesso, proprio perché siamo stati educastrati a credo negativi, in virtù del potere di pochi. E quindi oggi che conosciamo le grandi leggi possiamo adoperarci nella pratica, nella magia consapevole di creazione coscientemente indirizzata verso il nostro massimo successo. Quindi lo dico per le ragazze nuove, invito a guardare i miei video e a studiare su come praticare l'arte magica consapevole, perché noi creiamo tutto, consciamente o inconsciamente. E quindi per indirizzarci verso il nostro massimo successo dobbiamo alimentare la nostra conoscenza. Perché è la sola religione possibile, la conoscenza è la sola religione possibile. Religione viene dalla parola religare, cioè riportare l'uomo al proprio potere personale, alla propria divinità interiore. Quindi non c'è altro Dio all'infuori di te, quindi non c'è proprio né Dio proprio né nessuno, non c'è un altro io, apostrofo io, all'infuori di te. Tutte le persone che incontri sei tu. E quindi sfide, ostacoli funzionali al progresso di noi stessi, al perfezionamento, andiamo incontro verso il nostro massimo successo. Quindi, detto questo, cosa ti sta per accadere? Quindi andiamo a vedere le sfide potenziali su cui mettere l'attenzione per anelare al nostro perfezionamento quotidiano. Quali? Figli di Dio, quindi potenziali manifestatori istantanei di una realtà di successo, ok? Allora, abbiamo primo mazzo, secondo mazzo e terzo mazzo. Lasciatevi ispirare e andiamo a vedere come andare incontro verso il nostro massimo perfezionamento. E partiamo dal primo mazzo. Allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il primo mazzo, cosa ti sta per accadere? Andiamo a farci la nostra consueta croce celtica e poi andremo a alimentare con degli oracoli probabilmente. Andiamo a vedere cosa esce. Verso il massimo successo. Cosa ti sta per accadere? È uscita una carta già? Mago! In me mago agere. Lascio agire il mago che è in me. Quindi immaginate, ragazze mie, ragazzi, cosa volete manifestare, perché il Cristo ci ha redento dalla legge del karma offrendoci il dono di come si usa l'immaginazione. Mi viene già in mente la frase del Cristo che ripetiamo sempre, lo dico per le ragazze nuove: l'immaginazione ci è stata data per creare, non possiamo smettere di creare perché non si può smettere di immaginare. L'immaginazione è il progetto su cui viene poi cristallizzata la realtà della terza dimensione, quella che vediamo tutti i giorni. Non dite voi: mancano ancora 4 mesi e poi viene la mietitura. Io vi dico: alzate gli occhi al cielo e guardate i campi che già vi ondeggiano per la mietitura. Ok? Quindi mago, te, carta canta. Mettiamola qua. Quindi stiamo manifestando, questa è proprio la situazione attuale che stai vivendo, anche il tuo stato d'animo nei confronti di quello che vuoi manifestare. Andiamo a vedere cosa, la sfida immediatamente attiva da affrontare, quindi l'ostacolo, che può essere anche un blocco o comunque sia un ostacolo, quindi la prova da superare per manifestare quello che vuoi. Anzi ragazzi, io mi metto così. Qual è la sfida? Il subconscio, da dove è nata questa manifestazione, questo potere innato che sentite, qui ora, passato, quello dobbiamo affrontare subito, il consiglio, quindi il tuo potere nella manifestazione di quello che vuoi, influenze esterne,
speranza o paura? E il risultato qual è? Il risultato è che se esce una carta negativa lo sistemiamo. Ok, allora andiamo a vedere qual è la sfida, il blocco. Ragazzi, non dovete avere paura, 9 di bastoni, ok? Non devi avere paura di manifestare la magnificenza, è chiaro? Ok, 9 di bastoni, che è proprio la paura a volte, no? Mi fermo, che faccio, che non faccio, oppure allo stesso tempo, come la leggiamo? La paura, dietro la paura c'è il desiderio, e quindi la perseveranza del 9 di bastoni, andare incontro a quello che vuoi manifestare nella tua vita in qualità di immagini di successo. Quindi al blocco, la sfida che devi superare, la prova, è perseverare e non avere paura in quello che stai manifestando. È chiaro? Ok. Andiamo a vedere adesso il lato ombra, l'inconscio. Ok, da dove è nata la situazione che stiamo vivendo oppure questa paura? Andiamo a vedere per vincere la sfida. Un'attesa. Abbiamo atteso tanto e forse non abbiamo creduto. Abbiamo atteso tanto, abbiamo seminato e quando arriva questa manifestazione, quando arriva il meglio per me, ok? Questo ti ha portato, ok, ad essere oggi il mago, seguendo il mago consapevole, perché ragazzi, come vi dico sempre, la magia, più abbiamo magia consapevole in dotazione, cioè riconoscimento della mia magia consapevole, più questo richiede una grande responsabilità verso il prossimo e verso il collettivo. È chiaro? Ok, quindi qua c'è stata un'attesa che ti può aver fatto desistere a volte. Ok, andiamo a vedere il passato. Nel passato, ragazzi miei, abbiamo avuto un'opportunità nuova qua, ecco perché noi abbiamo un mago adesso. Qua abbiamo avuto o un'opportunità lavorativa nuova o un inizio di qualcosa di concreto che oggi ti ha portato questo bellissimo mago. E quindi a sfida, persisti, persisti, non avere paura, continua a perseverare, immagina sempre di più, immagina sempre di più. Hai avuto qualcosa? Bene, non ti accontentare. Immagina sempre più grande, perché tu sei Dio, onnipotente e illimitato. Al servizio del bene, del collettivo, del prossimo. Chiediti ogni volta che fai qualcosa: il mio vantaggio personale va anche a vantaggio del prossimo? Se la risposta è sì, persevera, perché questo è il periodo storico in cui è la luce che deve vincere, ok? E tu porti l'esempio al mondo. Andiamo a vedere adesso che cosa sta accadendo qui e ora, quello che tu stai raggiungendo, quello a cui aspiri, ok? Superando la prova. Al successo del 6 di bastoni! Già sta accadendo che tu hai tanti riconoscimenti per alcuni di voi, eh? Pieno successo, pieno riconoscimento in quello che stai facendo. Avrai pieni riconoscimenti proprio qui e ora, perché sei un mago. Persisti, non ti farà battere da nessun tipo di ostacolo. Ok? Che l'ostacolo lo crei tu, funzionale al tuo perfezionamento. O l'hai creato tu, funzionale al tuo perfezionamento. Che sia un lavoro, una storia d'amore, qualsiasi cosa tu voglia manifestare. Persisti! È chiaro? Ok, ma qua già tu hai l'energia di questo. Andiamo a vedere adesso il prossimo step che devi affrontare, che non è la fine del viaggio, ma bensì una meta, la situazione successiva a questo. Adesso tu devi affrontare una chiusura, un dolore, un 3 di spade. Che significa questo? Ecco perché non devi avere paura di poter manifestare di nuovo questo dolore, il 9 di bastoni. Non devi avere paura che ci sia dell'attesa, perché tutto è già manifesto qui adesso, è già seminato i frutti del tuo subconscio. Quello che devi affrontare proprio adesso per superare la paura, la sfida del 9 di bastoni, è un dolore da elaborare, ok? Il dolore viene scacciato via attraverso la conoscenza. Far fare alla parte nostra umana l'elaborazione del dolore, come vi spiego in tutti i miei video, ragazze mie, per le ragazze nuove invito a guardare come si fa l'elaborazione del dolore. Con la consapevolezza e la presenza. Consapevolezza, lo studio. Quindi la tappa intermedia che andrai ad affrontare per manifestare è l'elaborazione di un dolore. Quindi la sfida è la paura di poter ricascare di nuovo in un dolore, ok? E tu vai dritta sparata, ok? E quindi mi viene già in mente una frase per te
perché in principio fu il verbo e il verbo crea, la parola crea. Io sono magnetizzata dall'universo. Io possiedo, ottengo d'ora in poi e per sempre tutto ciò che è mio per diritto divino. Va bene? La retta via che anche il Cristo ci ha indottrinato proprio con la sua parola a fare e da seguire, è quella di manifestare il piano divino di cui siamo espressione, perché veniamo dall'abbondanza infinita. Ok? Andiamo a vedere qual è il consiglio, il tuo potere qual è. Di sentire, di avere nuove credenze e manifestare, ragazze mie, il Papa è il consiglio della Celtica, cioè il tuo potere. Indica che ciò, quello che puoi fare tu per superare la paura di ripetere un dolore, la paura di non riuscire a elaborarlo bene, la paura di una chiusura, ok? Allora, questo è un consiglio, cioè sulle opzioni che devi mettere in atto per superare questa prova. La nuova credenza del Papa è la credenza nel tuo potere e basta. Legge spirituale, credi nella legge spirituale. E il Papa ti dice anche che tu sei una guida per tantissime persone, quelle che acclamano il tuo successo o acclameranno il tuo successo grazie al fatto che tu superi la paura e quindi prenderanno il tuo esempio anche gli altri. Quindi il Papa ci dice appunto sentiti una guida e credi solo e soltanto nella legge, nell'io sono. Il regno dei cieli è dentro di te e tu hai l'obbligo e il dovere di manifestare questa abbondanza. Ok. Le influenze esterne. Quali sono? C'è un sette di coppe come influenze esterne. Quello che può influenzare la tua prova da superare. Della confusione magari. Un po' confuso, elementi esterni che ti dà. Oppure tante scelte a disposizione. Va bene? Allora, per fare la giusta scelta, tu devi vedere quando fai l'immaginazione del mago rispetto a un tuo desiderio, a un tuo sogno, se quella cosa ti fa muovere i muscoli delle labbra come un sorriso, in modo naturale, come se fosse uno sternuto, senza lasciarti confondere da desideri egoici che non ti creano il sorriso, ma i desideri dell'anima sono quelli che ti creano il sorriso. È chiaro? Ok. Andiamo a vedere speranza o paura. Sì. Tu hai la speranza di avere un nuovo inizio creativo, anche un amore nuovo, oppure il rinnovo di una relazione stessa grazie agli strumenti spirituali appresi e ai nuovi credo. Tu vuoi questa cosa, c'è un asso di bastoni qua nelle speranze o paure, ok? A volte noi temiamo ciò che vogliamo, ma non è che lo temiamo noi, è l'ego che ti tira indietro e ti dice non è possibile. Ma dove vai? Sei mediocre, ok? Quindi hai paura di manifestare questo salto quantico, questa passione che ti sgorga per avere un nuovo inizio nel lavoro, nell'amore, in qualsiasi cosa tu voglia realizzare. E allora noi cosa facciamo? Studiamo per alimentare la conoscenza e quindi la fede nell'unica legge spirituale. Io sono. Io posso tutto. Ok? Vediamo come si sviluppa questo qua. Ragazze, un salto di fede in modo epocale. Allora, questo è il matto, stai andando bene ragazze mie, se qua fosse uscita una carta negativa ti avrei detto altre cose. Siccome qua abbiamo il matto, significa che tu farai la scelta giusta che dall'esterno si compie, lasciandoti guidare dall'immaginazione, perché gli strumenti esterni che ti arrivano, o meglio, quello che vai a proiettare fuori, è un sette di coppe, è anche l'immaginazione come un po' il mago, no? L'esterno ti stuzzicherà l'immaginazione e ti darà le chiavi per andare incontro a fare la scelta giusta. La stessa finisce con un matto, quindi significa un salto di fede. Ciò vuol dire che tu ti devi chiudere gli occhi oppure tenerli aperti a seconda del grado di coscienza spirituale e fare un rischio e rischiare in qualche cosa. Devi rischiare in qualche cosa, ragazze mie. Pieno successo e abbondanza di riconoscimenti, ragazzi miei, superando la prova dell'ostacolo del 9 di bastoni, che può essere sia la paura o sia qualcuno o qualche situazione che dove vedi un po' di difese alte, insormontabile. Fatto sta che tutto affinché tu vada a raggiungere il pieno sviluppo e successo di una situazione, tu lo raggiungi perché qua c'è un compimento con il matto, con lo zero. Un rischio che viene compiuto o lo fai tu o lo fa la situazione esterna e può essere anche qualcuno in tuo favore.
o stai manifestando un amore, o stai manifestando un lavoro, o stai manifestando qualsiasi altra cosa, ragazze mie, pieno successo e riconoscimenti pubblici in questo. Che vuol dire riconoscimenti pubblici? Anche se tu stai manifestando un amore, per esempio, riconoscimenti pubblici in che senso? Certo, perché tu porterai l'esempio con il Papa del tuo credo cieco nella legge. È chiaro? Ok. Quindi, meraviglioso questo, tu stai riprendendo, sì. Andiamo a metterci adesso una carta altra di spiegazione su quello che succede qui e ora lì sul 6 di bastoni. Anche un progetto nuovo, eh? Qua devi chiudere anche forse con un progetto vecchio, quindi qua già ti è entrata un'attività lavorativa o qualcosa di inerente. Ragazzi, non c'è dubbio, pieno successo perché credi nelle tue capacità. Carro, sul 6 di bastoni, riconoscimenti pubblici, è successo perché vieni premiato o premiata, perché credi nelle tue capacità, nelle tue potenzialità, mi spiego? Ok. E questo 3 di spade che dobbiamo affrontare adesso, nell'immediato futuro, per superare quella prova del 9 di bastoni. Non c'è dubbio, devi parlare chiaro, asso di spade. O ti arriverà una chiarezza da qualcuno, o comunque sia questa è la tappa intermedia per fare un salto di fede. Avrai un'idea chiara, lucida, logica, inequivocabile su ciò che devi fare, anche una chiamata, qualcosa che ti arriva per fare il salto di fede. L'asso di spade è anche la chiamata o la chiarezza mentale che hai tu, e di conseguenza attrai dall'esterno situazioni chiare, ok, su cui fare la scelta. Ok, chiaro. Mi date piena espansione e abbondanza con l'imperatrice, ok. Voglio capire adesso sulle influenze esterne questo 7 di coppe. Il 4 di denari, ragazze. Forse c'è, hai visto, puoi vedere all'esterno delle situazioni chiuse che ti possono portare in confusione. Oppure una persona che si ritiene a livello di emotività, si ritrae, tiene tutto per sé, ok? E quella è la sfida da affrontare. Anche se non vedi, tu devi persistere col 9 di bastoni. E quindi delle difese che puoi aver messo una persona perché è più ritratta, persisti perché tu ce la fai, rischiando con il matto. Mi spiego? Ok. Quello che vuoi tu puoi. Ok. Diamoci una carta su quella, il matto, per favore. 8 di spada al contrario. Tu rischi, fai un salto di fede rispetto a cose che tu non hai visto, rispetto a cose che tu puoi non vedere. Tutto ciò che ti tiene bloccato, l'8 di spade, e tutto ciò sono inganni della mente. È uscito al contrario, quindi significa laddove io non vedo con la mente, io rischio perché credo prima di vedere. È chiaro? E qua c'è un paggio di coppe. Ciò significa che anche... qua c'è qualcuno che rischia nel invitarti fuori, nel chiederti scusa, o comunque sia tu che ti approcci alla vita con il cuore in mano, perché senti a livello emotivo qualcosa che è più forte del mentale. Ok? Che anche un progetto in cui credi con il cuore, va bene? Al di là di quello che si può vedere. Ok? Ok, quindi in tutti gli ambiti, va bene? In tutti gli ambiti. Allora, se per esempio stiamo manifestando una persona specifica, ragazzi, che cosa è che ti dovrei affrontare qua? Una chiusura. C'è una chiusura magari o dell'altro che non vedi le situazioni, non vedi il compimento di questa cosa. Non a caso, nel prossimo futuro tu hai a che fare con un 3 di spade. Cioè l'elaborazione di un dolore oppure di attitudini che tu hai avuto nei confronti della relazione fino a questo momento che parlavano di perpetuare un dolore, perpetuare schemi ripetitivi di dramma psicologico del genere umano. Ok, cioè di mediocrità. Qua abbiamo l'asso di spade che ci taglia questo 3 di spade. Cioè piena idea, inequivocabile, insindacabile, o una chiamata che ci dice hai risolto tutto questo. Ricordiamo, pieni riconoscimenti. Tu vuoi manifestare col mago qualche cosa. E quindi non ce la faccio, non sono mediocre. No! No! È chiaro? Perché tutto questo può essere stato generato dal fatto che tu hai atteso tanto e non arriva, eccetera. Ognuno ha dei tempi divini, va bene? Ok. Andiamoci a vedere adesso, io ti voglio mettere un Sephyrion qua sopra. Su questo 3 di spade, così andiamo ad analizzare ancora meglio il superamento di questo ostacolo del 9 di bastoni. No, non tutta però, aspetta, una volta.
Quindi a cosa attinenza l'ostacolo da superare per le mie ragazze, i miei ragazzi del primo marzo? Quindi ti sta per accadere qualcosa di meraviglioso che ha a che fare con il tuo salto di fede, eh? E con la tua immaginazione, quello che stai immaginando, ragazze. Sì, ragazze, regno egregorico, dai, queste sono le paure del sistema, paure, condizionamenti, questo vai a superare, mo, mi spiego, con la tua fede e l'immaginazione. E che caspita, allora, andiamo a vedere di che si tratta sto regno egregorico, pieno di paure, di melmosità, di scemenze del sistema, ok, scemenze totali del sistema, guarda, mi infervoro quando vedo queste cose ancora. Ok, vediamo. Vediamo che cosa hai creduto di sbagliato. Vediamo, vedi che esce. Vediamo. La superbia, ragazze, non c'è bisogno di superbia, ragazze mie. Non c'è bisogno di... cioè, giudizio arrogante, guarda te stesso piuttosto, no? Allora, qua possiamo aver avuto a che fare con delle persone arroganti fuori, che ci specchiavano il nostro lato in ombra, perché non c'è altro Dio all'infuori di te, non c'è nessuno fuori di te che non sei tu. Oppure siamo state noi a avere dei giudizi affrettati, abbiamo giudicato gli altri, abbiamo giudicato male qualcuno, ma quel qualcuno, specialmente se ci ha dato un'offesa, era l'ostacolo funzionale messo da Dio davanti al nostro cammino per il nostro perfezionamento. È chiaro? Quindi superbia. Guarda te stesso, ti dice, e vedi tutte le volte laddove abbiamo potuto peccare di superbia. Ma tutti questi sentimenti di mediocrità, no? Pecchiamo di superbia perché giudichiamo l'altro, perché alla fine nell'altro c'è qualcosa che noi vorremmo di noi, e quindi invidia, superbia, eccetera, va bene. Di conseguenza, perché questo ci arriva? Perché ci hanno indottrinato male, non ci hanno fatto credere che esistesse l'abbondanza per tutti e come crearla in modo istantaneo, come ci ha redento il Cristo. E di conseguenza abbiamo elaborato dentro di noi queste schifezze vanno debellate, è chiaro? Vanno debellate queste schifezze, non c'è tempo nel nuovo mondo per queste diatribe spicciole, subdole dell'ego. Allora ogni volta tu arrivi all'ego, tu gli dici stai zitto, io ho vinto, gli elenchi tutte le manifestazioni che stai facendo, fino a quando tu non entri nella fede cieca. È chiaro? Ok, quindi guarda te stesso piuttosto, va bene, quindi c'è abbondanza per tutti. Quello che, quando noi, se abbiamo giudicato anche male qualcuno perché si arricchiva, perché stava meglio, perché quello c'ha il rapporto d'amore che voglio io, o perché quella cosa lì, e abbiamo, questi sono errori che abbiamo fatto tutti, io stesso ho fatto questi errori. Nel giudicare, quando ci viene fastidio per qualcuno che ha qualche cosa che noi non abbiamo. Oh! Quello ci viene servito su un piatto d'argento, l'aspetto inconscio su cui noi dobbiamo andare a lavorare. Invidia, gelosia, superbia. È chiaro? Se una persona ha milioni di euro, ok? E perché può gestire quei milioni di euro? Allora tu vuoi diventare ricco, vuoi diventare ricca? Chiediti prima di tutto perché. Se le tue attività hanno a che fare con un servizio compassionevole al mondo, e allora in quel caso scegli di persistere e perseverare nella tua vocazione, i soldi arrivano in modo inesorabile di conseguenza, perché non è più tempo dell'ombra. È chiaro? Ok. Quindi, meraviglioso, cosa ti sta per accadere? Un'elaborazione totale di questa superbia, andando incontro a un salto di fede che ti porta alla piena manifestazione di qualcosa, di riconoscimenti pubblici, sia in amore che nel lavoro. Andiamo a vedere adesso quale angelo viene integrato con questa superbia, che ci aiuta a superare questa superbia. Vediamo qual è l'attitudine archetipica energetica. Qual è? Perché mi sta avendo anche un'altra canalizzazione, ragazzi, nelle speranze e paure che mi mettono un asso di bastoni, cioè la paura a volte di manifestare la tua magnificenza. Sai perché ti viene? Se è il tuo caso. Perché una parte di te, l'ego, ti dice, hai paura? C'è il tuo ego che ha paura di manifestare
quella potenza e la grandezza del tuo Dio interno e te lo manda negli altri, te lo specchia negli altri facendoti additare coloro i quali hanno fatto quello che tu volevi, deresponsabilizzando fuori, additando fuori altre persone che hanno raggiunto quello che volevi tu, o amore nel lavoro, superbia anche, giudizio. E quindi c'è il tuo ego che ha paura di manifestare la magnificenza del tuo Dio Padre interno, è chiaro? E tu come lo fotti, come lo freghi questo qua? Salto di fede, ok? E lo manifesti. E quale attitudine angelica archetipica andiamo a integrare, per favore? Andiamo. Una carta per i miei ragazzi. Ragazzi, costruire ponti, forza ed espansione, angelo Omael, benedizione costante dall'albero della vita. Costruire ponti, chi è il Papa, che è la forza con cui tu puoi agire con le nuove credenze? Il ponte fra il mondo di qua, 3D, e il mondo di là, quarta dimensione. Quindi tu devi agire con le nuove credenze, del potere dell'immaginazione. Vediamo l'altra che è uscita. Contatto con le anime, devi sentirti unita con il tutto, non ci sono persone separate da te fuori, anche colui il quale o colei la quale ti ha fatto un'offesa, tu devi benedire quelle persone per aiutare anche quella persona a vedere la sua di luce, perché dietro l'offesa, superando l'offesa, c'è il tuo perfezionamento. Angelo Abuya protegge dai parassiti astrali e fisici. I parassiti astrali sono le vecchie credenze, ragazze mie. Quelli fisici sono gli avversari che tu manifesti fuori, che fanno leva sulle tue ombre. Quindi senti, aiuta a realizzare il transito in pace, il contatto con tutte le anime, costruisci i ponti. Senti che tutto è possibile, fai d'esempio al mondo che tutto è possibile, per favore, perché è meraviglioso. Ok, andiamo a vedere un attimo, ci mettiamo, tu stai riprendendo? Sì, ci mettiamo una di queste, un consiglio ancora per i miei ragazzi del primo mazzo. L'adunanza e il potere della comunanza. Ragazze, allora, il potere della comunanza qua significa che l'unione fa la forza. Allora, qua devi fare, allora, molti di voi sono veramente delle guide spirituali, avranno riconoscimenti in merito di questo. Che vuol dire essere guide spirituali? Si può anche lavorare al bar, essere come quando io facevo la cameriera o lavavo i piatti, servivo, d'accordo? Quindi, ma io ero già una persona predisposta alla spiritualità e quindi ogni mia parola si conformava alle mie azioni. Cioè stavo centrata, seppur comunque sia anche lì, ero molto piccola, in balia del mio ego. Mi spiego? Quindi, che vuol dire il potere della comunanza? L'unione fa la forza, cioè sentire il contatto con le anime affini alle tue per espandere la tua, il tuo operato, sentire, far sentire al tuo ego che è sostenuto anche da persone simili. Il potere della comunanza con il Papa e il successo qua ti dice che sei una guida per gli altri. Ok, sentiti una guida per gli altri, non a caso la sezione di qual è il tuo potere su quello che sta accadendo, per superare il 9 di bastoni, sentiti una guida per gli altri, non aver paura, ok? Avrai anche risultati dagli altri, mi sta arrivando anche questo, avrai conferme dagli altri che tu stai andando bene, attraverso dei ringraziamenti che ricevi dagli altri, ok? Per avvalorare la tua credenza nella legge. È chiaro? Ok. Mettiamoci una carta delle fate, le mie ragazze e i ragazzi del primo mazzo. Allontanati da tutte le circostanze che non viaggiano più alla tua frequenza. Abbandona una situazione malsana e varca le porte che si aprono davanti a te. Allontanati. Che vuol dire? Allontanati da quelle circostanze ormai che non viaggiano alla tua frequenza, comprese anche delle persone. Benedicendo e battezzando coloro le quali sono state a fianco al tuo percorso fino a questo momento,
perché sono scintille di Dio messe davanti a te sul cammino. E allontanati da cosa? La situazione malsana di cui parla è questa superbia, un giudizio arrogante, dei giudizi fatti in modo spropositato, senza conoscere la legge spirituale, o anche in modo avventato magari, per gli istinti più bassi. Guarda te stesso, non guardare gli altri. Allontanati da queste circostanze che ti tirano giù, perché siamo stati vittime, mi è uscito proprio la carta del regno gregorico, della Nigredo, la parte più bassa, delle vecchie credenze. Allontanati e fai un salto di fede dalle circostanze che viaggiano basso, che sono sempre tue circostanze interne, mi spiego? Credi solo nella legge, va bene? Ok, tu stai prendendo? Sì. Wow, che viaggio ragazzi che mi fate fare ogni volta. Mettiamoci una dea, va? Vediamo qua. Una dea per le mie ragazze, i miei ragazzi, per favore. Ragazze, aperte alla rivelazione, stai per ricevere una rivelazione, ragazze mie. Stai per ricevere una rivelazione. Ragazzi, mi sta arrivando anche un'altra cosa, per coloro i quali stavano manifestando, per esempio, una persona specifica, ok? Questa persona vuole... Questa è la rivelazione che avrai, e anche quella di creare un ponte insieme a te, una relazione seria, una relazione stabile, e fare questo salto di fede, va bene? Aveva paura di questa cosa, ma lo va a fare, senza più ombra di dubbio, ricevendo questa comunicazione. Avrai questa rivelazione, si è aperta la rivelazione, laddove c'è stata un blocco, paura eccetera, aver atteso tanto, forse dovevano anche svilupparsi delle situazioni economiche per poter andare avanti incontro a un'unione insieme, una stabilità economica, qualcosa che è stata comunque raggiunta, abbiamo visto l'asso dei denari nel recente passato, ok? Quindi allontanati da credenze limitanti ed elenca al tuo ego tutti i progressi che stai facendo, ok? La rivelazione ti dice che ti stanno arrivando in questo esatto momento, cosa si sta per accadere, una rivelazione che farà di te un successo, ok? E siccome qua abbiamo il 6 di bastoni che è il successo, allora tu battezzi ogni situazione angusta che c'è stata, quella che può arrivare, che è tua male comprensione, io battezzo questa situazione come successo e fai fluire il karma e non ti azzuffi là sopra, ok? Per le ragazze che non sapessero cos'è il battesimo, la benedizione, invito a guardare gli ultimi miei video sulla playlist Risvegliare la coscienza, ok? E anche l'arte del vivere. Ragazzi miei, è meraviglioso, quindi cosa ti sta per accadere? Pieno successo, riconoscimenti, una rivelazione in quello che tu stai manifestando, amore, lavoro o altre circostanze, perché si ripartirà da zero facendo un salto di fede. Quindi ragazze mie, meraviglioso, io vi ringrazio, vi abbraccio dal profondo del cuore, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il secondo mazzo, andiamo a vedere cosa ti sta per accadere, cioè cosa ti sta per accadere e come indirizzare il nostro perfezionamento verso il nostro massimo successo. Ok, rispetto a quello che stai chiedendo, che vuoi manifestare o che semplicemente è la tua anima a chiederti di fare qualcosa. Ok, andiamo a vedere. Le mie ragazze, il secondo mazzo, per favore. Ci facciamo la nostra croce celtica. Sole, ragazze, felicità, abbondanza, chiarezza, pieno sviluppo, te, carta canta, la mettiamo qua, anche una prima stesa è uscita da sole, meraviglioso, sole, va bene, ok, lo mescoliamo un attimo, quindi come prima carta è proprio la situazione attuale che stai vivendo, anche il tuo stato d'animo, nei confronti di quello che stai chiedendo, se stai chiedendo qualcosa, se non stavi chiedendo nulla, questo è il tuo, quello che l'anima sta vivendo in questo momento, questo sole, questa abbondanza, questa chiarezza, questa felicità, sta vivendo la tua anima felicità. Allora, anche se non te ne stai rendendo conto, ti spiego questa cosa, quando l'anima, se stai vivendo delle prove, per esempio vale per alcune di voi, no? Dici come, sto vivendo la felicità quando sto nel baratro, ferme, ferme, ragazzi studiate, io vi dico, studiate, perché quando l'anima incontra delle sfide che le fanno fare il trampolino di lancio verso la sua ascesa,
più grandi sono queste sfide perché sono più grandi rispetto al tuo grado di consapevolezza, più è contenta. È chiaro? Che questo magari valeva per alcune di voi che magari si stavano già facendo la domanda, ma io... ferma. Ok, andiamo a vedere qual è la sfida che devi immediatamente affrontare, che può indicare sia un blocco che ti ha impedito di progredire, per questa chiarezza che vuoi, che stai per affrontare, ok? Oppure una prova, vediamo. Adesso mettiamo qua il lato in ombra, l'inconscio, ma dove può essere nata la sfida. Qui ed ora, che cosa che vuoi che avvenga, passato, che ha portato a questo sole, la situazione immediatamente attiva ad affrontare il tuo potere in questa circostanza e quindi ciò che puoi fare tu per superare la prova, influenze esterne che possono influenzare la sfida, speranze o paure e il risultato, che se non ci piace lo aggiriamo, ovviamente, stiamo qua apposta. Allora, abbiamo visto già questa chiarezza, vediamo qual è questo sole, la sfida che devi affrontare immediatamente per andare incontro a questo sole ancora più decisa, l'eremita. La sfida, ragazze mie, è una chiusura o un allontanamento o un... chi è l'eremita? L'eremita è colui che fa un viaggio introspettivo dentro se stesso, nella sua solitudine. È la prima volta che noi ci dobbiamo mettere ad affrontare il demone dentro di noi, che altro non è il nostro ego che ci impedisce di progredire e vedere la luce del sole. La luce del sole cos'è? La luce del sole è il diritto divino a regnare su questa terra con il potere illimitato che l'essere umano ha per diritto divino. Quindi, la sfida è l'eremita. Ossia, il combattere i tuoi demoni interiori, che non è altro che il tuo ego. Azzittire l'ego ogni qualvolta ti arriva, se stai manifestando qualcosa, vuoi una determinata cosa, o stare meglio, qualsiasi cosa è, l'eremita, la sfida all'eremita ti dice, ferma, adesso non devi vedere combattere niente fuori, è dentro il problema. E l'unico problema è relativo all'ego, per dirlo in modo spicciolo. Ok? L'eremita è colui che fa una scoperta magnifica, un qualcosa di inequivocabile, una verità a cui solo lui può giungere grazie al viaggio introspettivo che fa nella sua solitudine, alla luce degli insegnamenti spirituali appresi con l'esperienza che ha fatto fino a quel momento nella vita. Cosa vuol dire tutto questo? Che devi sentire dentro di te una verità a cui solo tu puoi giungere, viene dall'interno di te, non è all'esterno la verità. E quindi come si proietta questa cosa all'esterno? Può essere stata innescata o da una persona che è andata via da molto tempo, oppure, se stiamo manifestando l'amore, oppure nel lavoro, per esempio, l'essere stato escluso, o l'esserti sentita in disparte, un po' come la papessa, oppure, ragazze mie, qua vale per alcune di voi il delirio di onnipotenza. Cos'è questo? Ve lo dico perché... come il mio canale vi parlo della mia esperienza. Quando ho iniziato a leggere, i primi 17-18 anni, i primi libri di Osho, fisica quantistica, delirio di onnipotenza. Io ho capito tutto, voi non avete capito niente, gli altri non avevano capito niente, ok? Questo è il delirio di onnipotenza tipico, va bene? Fino a quando non capisci che tutti intorno a te sono scintille di Dio e sono un aspetto di te. Ok, questo può essere, e quindi un'altra cosa, quindi confrontarti con l'altro e ringraziare l'altro quale tuo maestro, chiunque l'altro sia, sia che sia allontanato, sia che ti ha fatto un torto, sia che ti ha fatto un'offesa, perché l'altro sei tu, e dietro a quel torto, quell'offesa, quell'allontanamento, c'è qualcosa di importante a cui solo tu puoi giungere grazie alla tua solitudine. La tua solitudine... magari alcune di voi sono sole tanto tempo, eccetera, no? Ok, la solitudine dell'eremita non è la solitudine dell'uomo comune, non risvegliato, che cerca un appiglio sempre fuori, esce, fa, cerca conoscenze e amiche, perché ha paura a restare solo? Perché la solitudine dell'eremita si chiama beatitudine. È chiaro? Cioè sa che soltanto al suo interno trova la verità, la risposta a quello che gli succede all'esterno. E può cambiare in questo senso. L'esterno grazie all'interno. Ok.
Ora andiamo a vedere, rispetto a quello che abbiamo detto, tutto questo, andiamo a vedere l'inconscio, il lato in ombra. Ci può dire da dove è nata la situazione che stiamo vivendo, no? Essere la carta che io ve li spiego in modo tale che chi sta studiando anche i tarocchi possa... Siccome io non faccio corsi di tarocchi, perché non ho il tempo veramente a fare nulla, ispirarsi. Quindi qua sotto andiamo a vedere adesso cos'è che ha creato questa sfida. Va bene? Il subconscio, che ha portato la voglia di questa chiarezza. Andiamo a vedere. Una chiusura, un 10 di spade. Un dolore lancinante, una chiusura di un ciclo karmico. O l'essersi sentiti traditi, o trafitti alle spalle. È questo che ha portato... a questo eremita, alla sfida dell'eremita, cioè che significa anche all'opposto dell'eremita uscire fuori dall'isolamento. Mi spiego? Ok. Attraverso quell'illuminazione che ti arriva dall'interno, come ci insegna l'eremita, uscire fuori dall'isolamento che è stato dato da una chiusura, da un dolore molto forte. Andiamo a vedere adesso gli eventi che hanno portato, ti hanno portato allo stato attuale, gli eventi che hanno causato la tua sfida o i tuoi blocchi. Le paure. Luna, archetipo femminile. L'archetipo femminile ha creato la paura e il blocco, di sentirsi soli, esclusi, il dubbio. Il dubbio è la gestazione di cose che non sapevi. La ragazza, abbiamo sole, qua è luna. Significa che tu stai andando incontro alla rivelazione di tutto quello che era nel subconscio, di ciò che non sapevi, farai la scoperta dell'eremita. A, benedire la solitudine che fino a questo momento puoi aver percepito in qualsiasi forma e a farti arrivare l'illuminazione. Quindi dubbi, incertezze che hanno portato a questa situazione di sentirsi esclusi. O di aver paura di restare soli, ok? Oppure alle circostanze in cui anche aver paura di non essere compresi. Andiamo a vedere adesso, alla carta qui numero 5, che cosa sta accadendo qui ora, cioè quello che tu stai raggiungendo, ciò a cui aspiri e che vuoi ottenere o che otterrai superando la prova dell'eremita. Tutti arcani maggiori, che ti sta succedendo? Ragazze mie, pieno sviluppo del tuo potere, imperatrice, cioè tu farai la scoperta di avere tutto il potere nelle mani di manifestare tutto quello che vuoi. Ecco perché, Anelli, c'è questo sole qui, eh? Cioè proprio c'è il pieno sviluppo di qualche cosa tua adesso. E quindi qua, l'eremita, cioè tu uscirai fuori dall'eremo, l'eremita, dalla torre dell'eremita, dal cucuzzolo della montagna, qua c'è la neve gelida, uscirai fuori perché ragazze, quello a cui tu stai, cosa ti sta per accadere adesso, attraente, seducente, sviluppo totale di un progetto, sviluppo totale di una relazione, ok, totale abbondanza in tutti i sensi, imperatrice. Ora, andiamo a vedere il prossimo step che vai ad affrontare, la situazione successiva. Combattere per ciò in cui credi, 7 di bastoni. Combattere per ciò in cui credi, 7 di bastoni. Anche difendersi da energie ostili, che non sono altro che tue ombre, che gli altri ti possono proiettare perché... tu ce l'hai ancora dentro e devono essere messe in luce. Quindi combattere per quello in cui credi. Ok? Non sentirti isolata. Seguire l'intuizione a cui giunge l'eremita e non sentirti isolata. Adesso andiamo a vedere il potere che hai. Cioè quello che tu puoi fare in questa situazione. Il consiglio che puoi mettere in alto per superare la prova. Intuito. Mamma, quanti arcani maggiori. Papessa, ragazze mie. Tu devi seguire solo e soltanto, che cosa ha la papessa in mano? Un libro, la conoscenza dell'universo, della legge spirituale, dei mondi sottili, ultraterreni e del mondo concreto. Quindi il consiglio qual è per superare la prova dell'eremita, per giungere a questa illuminazione? Sperimentare la legge spirituale. Io sono la via, la verità e la vita, come ci insegna Gesù. Credere prima di vedere. Credere prima di vedere. Non facciamo i San Tommaso. Credere prima di vedere. E quindi il consiglio è seguire l'intuito, quello che ti giunge proprio al di là della ragione, perché l'intuito è il nostro archetipo femminile. Abbiamo 2 archetipi grossi femminili qua. Seguire l'intuito, che è ciò che sgorga da dentro, foriero dell'energia del divino femminile, che è
quell'energia che ci fa vedere oltre le prospettive, al di là della ragione che è viziata dai condizionamenti. Andiamo a vedere quali sono le influenze esterne adesso, persone o ambienti che vanno a influenzarti sulla prova da superare, sull'eremita. Cavaliere di bastoni. Allora, qua o c'è un'energia, un cavaliere di bastoni che arriva, che ti fa capire che tu sei meravigliosa, o un'energia molto forte che arriva, che ti fa capire che vuole combattere per te, quindi tu esci fuori dalla zona dell'eremo, dell'eremita. Oppure il cavaliere di bastoni, rispetto alla prova da superare, che può influenzare la tua prova da superare, no? Tu la superi la prova, perché qua c'è l'imperatrice, nel fatto che ti senti trascinata in un vortice di passione, che può essere sia a livello lavorativo sia a livello amoroso, con questo cavaliere di bastoni, che è colui che agisce seguendo i suoi impulsi, la verità, ok, ti fa uscire dall'eremo. Ora, se tu avevi problemi al fatto che una persona poteva entrare e uscire dalla situazione e tu ti sei sentita esclusa per questo motivo, tu, entrando nel tuo potere personale, scopri che qualsiasi persona tu stai manifestando, anche un amore stesso, combatterà per te, e tu devi seguire la legge spirituale, essere chi vuoi essere. Io sono magnifica, sono ammirata, amata e rispettata da tutti, tutti mi vogliono sposare, io credo in me stessa e nel mio potere, io ho il diritto divino a regnare sulla mia realtà. Io e soltanto io, ok? Quindi, anche a quindi difenderti da energie subdole, che sono energie dell'ego, d'accordo? Ok. Ok. Sì, perché qua ci può essere stata una sorta di tradimento con cui se la persona si può essere allontanata proprio perché tu non eri comprensiva del tuo potere qui, consapevole, scusami. E ovviamente ogni volta che noi abbiamo avuto un tradimento, un allontanamento, è sempre una sorta di tradimento interno, no? Che cos'è veramente che sta succedendo all'esterno? Che la persona ci tradisce, si allontana, ci dice bugie, noi stiamo tradendo un aspetto di noi molto importante. E l'esperienza di vita ci permette di capire qual è quell'aspetto che stiamo tradendo. Solitamente il comune denominatore di ogni aspetto che andiamo a tradire è il non essere consapevoli di chi siamo, in qualità di essere figli di Dio, che possiamo tutto. Ok. Andiamo a vedere le speranze e paure quali sono. Tu hai paura che ti venga fatta una dichiarazione d'amore? Qua c'è un cavaliere di coppe, ragazze, e questo te la fa. C'è qualcuno che... abbiamo due cavalieri qua, ragazze e ragazzi. C'è la speranza e la paura che qualcuno ti faccia una dichiarazione d'amore dopo che magari è entrato e uscito dalla situazione, dalla relazione, perché tu avevi paura dell'impegno. Questo può essere un aspetto, mi spiego, ma non è cosciente questa tua paura, è una paura che viene dall'inconscio, ragazze mie. Noi qua stiamo andando a debellare dei credo negativi che ci hanno formattato delle realtà di schifezza, d'accordo? Ok. Quindi qua nelle speranze o paure c'è la tua speranza, è quella che qualcuno ti faccia una dichiarazione d'amore. E quindi superi l'eremo, l'allontanamento, tu non sapevi, dubbi, adesso vuoi chiarezza rispetto a una persona specifica o rispetto all'amore, ok? E qua tu ti difendi, la tappa intermedia è che tu ti difendi, difendi quello in cui credi. Allora, abbiamo una situazione che uno può entrare e uscire dalla situazione, dalla relazione, e una dichiarazione d'amore di cui tu puoi avere paura, ma anche la tua stessa speranza, ok? Andiamo a vedere mo' come si chiude la stesa. Che c'è questa dichiarazione? Allora, qua c'è per alcune di voi una persona nuova, sta arrivando dentro di voi adesso proprio una persona nuova, e tu hai paura di ripetere che questo se ne vada di nuovo, che ti tradisca come è stato in passato, o che se ne possa andare. Fatto sta che qua sta arrivando una persona nuova, ragazze, ci sono tutte carte in movimento, le vedete pure voi, eh? E quindi il tuo consiglio è seguire l'intuito. Se tu non vuoi che l'altro se ne vada, eccetera, lo sai che dipende da te all'interno, allora tu devi lavorare e mettere attenzione solo su te stessa, è chiaro? Ok, quindi qua come finisce la stesa? Con un paggio di bastoni. Ciò vuol dire una comunicazione che arriva funzionale a questa dichiarazione d'amore. Questo arriva prima tutto selvaggio, col cavaliere di bastoni, e poi c'è la possibilità, se tu lo vuoi, d'accordo? Tu devi essere consapevole che vuoi una relazione importante o che questo si dichiara. Tu devi dichiarare prima tutto il tuo amore a te stessa. E questo lo fa di rimando, di riflesso. E qua abbiamo un paggio di bastoni. Cioè, arriva uno che si dichiara, ragazze mie. Se questa stessa la ribaltiamo, stessa cosa.
È possibile che alcune di voi vengano portate alla luce del sole dopo che sono state degli amanti. Abbiamo papessa imperatrice. Che questo combatta per te. Tu devi confidare nel potere spirituale, combattere il tuo ego con il sette di spade e andare incontro a questa elaborazione meravigliosa. Quindi anche in un progetto lavorativo, cosa ti sta per accadere? Un nuovo inizio meraviglioso, ragazze mie. Quindi un nuovo inizio meraviglioso che porta con sé tutto il tuo potere di poter manifestare qualsiasi cosa. Se parliamo d'amore, arriva una persona che si dichiara, una dichiarazione, o una persona che si è allontanata per molto tempo con l'eremita, ma tu ci hai sempre creduto, ok? O hai sempre creduto nell'amore e qua ti arriva uno, o una persona, una ragazza, una donna nuova, è chiaro? O quella che vuoi tu. Ok, fatto sta, a molte di voi arriva una persona nuova perché qua abbiamo un 10 di spade, ma al di là della persona nuova, la chiusura di un dolore è anche comprensiva di una stessa relazione, di aver tradito sempre se stessa delegando all'altro il proprio potere, tu riprendi il tuo potere e inizi la relazione con la stessa persona. E a seconda dei casi, ragazzi miei, quello che volete, libero arbitrio, vuoi quello o ne vuoi l'altro? È il tuo libero arbitrio. Ok. Quindi si supera, anche se guardiamo questa scelta, l'altra persona, c'è questa persona che è stata magari in silenzio, nascondendo i dubbi, le paure, adesso vuole chiarezza, superare l'eremita, che si è potuta allontanare, superare un tradimento, una chiusura che c'è stata, avere con te la piena manifestazione del rapporto, combattere per te, dichiararti il suo amore. Grandi! E nel lavoro c'è un progetto meraviglioso, ragazze mie. Voi potete avere un po' di paura nel combattere quello in cui credete, ma adesso non ce l'avete più, adesso che conosciamo la legge spirituale. E chi è che ha paura veramente? È l'ego che non vuole farti manifestare quella cosa, altrimenti tu lo mandi a benedire per sempre, non lo ascolti più. Quindi qua ti arriverà anche una proposta eccitante che smuove la tua passione e di conseguenza ti fa entrare proprio nella piena espansione di un progetto lavorativo che ti piace proprio, è chiaro? E ce lo conferma il Page di Bastoni, con la voglia e la curiosità di esplorare questo progetto che ti anima da dentro, ma non solo ti anima, ragazzi miei. Qua abbiamo il Cavaliere di Coppe come progetto lavorativo che ci dice il manifestare i tuoi ideali. Condividere con il mondo che il tuo lavoro è la tua vocazione, la stessa cosa, manifestare i tuoi ideali, ok? Speranza e paura, laddove abbiamo paura è perché se tu manifesti i tuoi ideali ed entra denaro perché manifesti i tuoi ideali, l'ego è spacciato perché dice come? Tu devi sacrificarti, lavorare fino allo sfinimento per raggiungere a fine mese, per pagare le bollette. Quante di noi hanno vissuto in questa realtà di penuria, che ci dovevamo spaccare la schiena come i nostri nonni hanno fatto, i nostri genitori, per avere quelle 3 giorni di vacanza l'anno? Quanti di noi? Allora qual è il paradigma della nuova età dell'oro, dell'uomo nuovo risvegliato che deve portare l'esempio a tutti? Il lavoro è una vocazione, deve essere fatto servendo il collettivo. Ognuno di noi poi, man mano i risvegliati, troveranno la propria vocazione e il denaro entrerà di conseguenza per soddisfare tutti i bisogni e di più. Questa è la nuova legge della nuova età dell'oro. Questo è. E quindi la paura dell'ego è no rispetto al potere, no? Rispetto alla manifestazione del lavoro. Ma tu non puoi manifestare i tuoi ideali, la tua vocazione e trarne denaro. Non puoi. No, ma io ti frego. Invece tu gli dici, perché io posso e lo faccio, ok? Esploro con curiosità quello che arriva. Quindi grande abbondanza e successo tra dichiarazione d'amore e qualcosa di nuovo sul piano lavorativo che proprio ti farà superare una prova, la sfida, la grande sfida dell'eremita, ti arriva proprio l'illuminazione. Meraviglioso. Tu stai riprendendo? Sì. Andiamo a vedere adesso di cosa tratta. Voglio mettere una carta su quell'imperatrice, pieno sviluppo e successo. Ragazze, carro, pieno avanzamento, successo. Qua significa il carro chi è? Il carro ci insegna, come arcano maggiore, il credere nelle proprie capacità. Credere in se stessi e non lasciarsi più fagocitare o fermare o frenare da niente, nessuno, perché nessuno esiste fuori di te. Ok? Non a caso l'imperatrice ci parla della stessa cosa, sia in amore che nel lavoro. Ok? Andiamo a vedere adesso questo 7 di bastoni, sì, allora qua col 6 di spade, ragazzi miei, la sfida che tu vai a,
qua molti di voi hanno uno spostamento col 6 di spade. Fatto sta, il 6 di spade ci parla della fine dell'autosabotaggio, no? E non credere in se stesse, eccetera. Combattere per quello in cui si crede, e col 6 di spade tu vai via dall'autosabotaggio, navigare su acque tranquille e combattere per ciò che si è acquisito a livello di doni spirituali e rivelazioni. È chiaro? Ok. Molti di voi si devono anche spostare per un lavoro, fare uno spostamento, qualcuno si sposta nei tuoi confronti. Fatto sta che in questa posizione la carta ci dice il prossimo step che devi affrontare non è la fine del viaggio, ma la situazione successiva a quello che abbiamo detto per anelare a questo massimo successo. Spostarti dall'autosabotaggio, seguire la legge spirituale, andare incontro senza mezzi termini. È chiaro? Ok. Diamoci un'altra su questo cavaliere di bastoni, per favore. Cavaliere di bastoni. Il cavaliere di bastoni, per favore. Influenze esterne che vanno a influenzare la prova. Influenze esterne. Influenze esterne. Sì, ragazze, non c'è dubbio, 3 di denari. Allora, questo qua, sto cavaliere di bastoni, arriva per trovare delle soluzioni, dei compromessi funzionali a mandare avanti qualcosa di magnifico insieme, un'opera, una creazione, da un lavoro a una relazione, ok? E quindi questo dopo tanto tempo si va avanti, oppure dopo tanto tempo questa solitudine che tu hai vissuto, eccetera, tu superi la prova, te ne vai dall'autosabotaggio, mi spiego, e di conseguenza tu, l'esterno a te che va a influenzare questa cosa, sono persone che ti arrivano perché tu hai fatto già chiarezza con il sole qua dentro di te per trovare delle soluzioni insieme, dei compromessi funzionali a mandare avanti qualcosa di meraviglioso, ok? Ragazzi, qua abbiamo un giudizio che può essere anche una persona del passato, o fatto sta il passato che ti torna a livello di attitudini che tu hai avuto nel passato, che con la persona nuova tu fai l'opposto di quello che hai fatto in passato, laddove non volevi trovare delle soluzioni in merito con qualcuno per mandare avanti il rapporto perché ormai era chiuso, oppure l'altro non voleva trovare soluzioni, ma la stessa cosa a specchio, qua si trovano. Ok? Quel paggio di bastoni, per favore, come si conclude la stesa, quel paggio di bastoni, questa scoperta, questa esplorazione, ancora. Sì, esplorazione di tu. Qua c'è la luna di nuovo, mi apre con, cioè, passato luna, ultima carta luna. Allora ragazze, guardare con curiosità, esplorare nuovi nuovi mondi, ok? Rispetto a tutto ciò che ti ha fatto paura fino a questo momento con la luna, rispetto ai dubbi che avevi, eccetera, che possono essere relativi a una relazione, per esempio una persona che è andata e venuta dalla relazione, ma perché tu non eri entrata nel potere. Rispetto al lavoro, tutto ciò di cui avevi paura di manifestare i tuoi ideali, il tuo sviluppo, ok? E quindi si esplora con curiosità e voglia di conoscere tutto ciò che era tenuto nel subconscio. Le paure, si guarda avanti rispetto alle paure, ok? Sia in una relazione amorosa che nel lavoro, ragazze. Qua abbiamo un nuovo l'eremita, perché l'eremita fa la scoperta, grazie al viaggio iniziatico, introspettivo dentro se stesso, che lo fa uscire, gli fa capire le paure, i dubbi da dove venivano, grazie alle esperienze di vita e ai doni spirituali appresi grazie a queste esperienze di vita, che si tratti d'amore o del lavoro, al fine di fare cosa? Di guardare avanti con curiosità e esplorare nuovi mondi, va bene? Sia che riguarda una persona specifica, sia un amore o sia il lavoro, ok? Bene, adesso voglio andare a mettere, rispetto al blocco o all'ostacolo da superare qui, sull'eremita un Sephirion, per favore, per le mie ragazze e i miei ragazzi della seconda variante. Vediamo un po'. Ah, beh, regno della chiara luce, sole. Ok, siamo già nel regno della Rubedo. Ricordiamo che i processi alchemici per raggiungere l'illuminazione rispetto a un ambito specifico della nostra vita, che poi va a effetto domino sugli altri, sono la Nigredo, l'Albedo, la Rubedo. Siamo già nella Rubedo, abbiamo avuto una piena trasformazione di un aspetto in ombra, che era proprio quello legato a queste paure qui della luna nel recente passato, che ti hanno portato adesso a voler chiarezza, ok? Andiamo a vedere quindi come si manifesta tutto questo.
quindi qual è l'illuminazione, la sfida che viene vinta egregiamente, la prova dell'eremita, che questo è un allontanamento, oppure può essere un sentirsi isolati o non riuscire a godere della propria solitudine e quindi cercare, come si dice, di tappare fuori la propria inquietudine interna, ok? Adesso si va fuori tutto questo. Vediamo cosa aggiungiamo. Vediamo un po'. Wow, giustizia, forza correttiva, sei forte, non disperdere, incanala, equilibrio per te e verso gli altri, gentilezza nella forza. Ragazze mie, qua troverete il coraggio per manifestare questo sette di bastoni, che è anche il coraggio di credere in quello che si ha, che si vuole, di manifestare i propri ideali, e la giustizia, forza correttiva. Qua c'è la sagoma di una donna che plasma la realtà, concentrandosi, disciplinando la propria volontà cosciente nel veder manifestato il proprio obiettivo, senza disperdere forze, immaginazione creativa, la parola, il potere del verbo, e quindi disciplina, forza, non disperdere, forza correttiva, raggiungi l'equilibrio laddove non c'è stato, per dei dubbi, delle carenze, delle incertezze, e quindi questo ti permette assolutamente adesso di andare incontro a tutto quello che abbiamo detto. Quindi sei forte. Quindi, come si suscita anche un po' la forza degli arcani maggiori, no? Il coraggio. Coraggio viene dal latino cor cordis, corabio, avere cuore. Cioè, avere il coraggio di manifestare l'autenticità che è la nostra natura divina, il diritto divino a regnare. Regnare sulla base dell'opulenza, dell'abbondanza di cui siamo figli e manifestatori istantanei del divino. Ok? Andiamo a vedere adesso un consiglio per noi dall'oracolo. Eccola, vediamo che dice. Lo spirito del fiume, movimento verso l'avventura. Ragazze, qua c'è uno spirito meraviglioso, la sagoma di una donna nel fiume. Che cos'è il fiume? L'acqua. Abbiamo visto che la stessa, qui abbiamo la luna, l'acqua, molto simile, significa che sei padrona delle tue emozioni. Qui abbiamo l'imperatrice qui, e quindi siccome l'emozione crea il movimento verso l'avventura, e qua abbiamo un cavaliere di bastoni, qua già ti dice che arriva irrompente verso di te una persona che ti può scombussolare, ma tu ti riaccende qualcosa e c'è una dichiarazione d'amore volta a un nuovo proprio inizio. Esplorare questa cosa, che questa persona ti fa una dichiarazione. Che significa? Esplorare dentro di te questa dichiarazione, sentirti degna di questa dichiarazione, sentirti degna di pieno amore, perché qua ce l'abbiamo nelle speranze o nelle paure, questa dichiarazione che l'altro ci fa, perché è la luce che ci crea il problema, all'ego. Ok? Quindi movimento verso l'avventura, si ti spinge ad andare incontro alle tue emozioni e a suggestionare il tuo subconscio attraverso che cosa? La legge spirituale, perché noi sappiamo che quello che noi suggestioniamo, il nostro subconscio all'interno, proiettiamo nella realtà 3D. Quindi suggestiona il tuo subconscio a esplorare nuovi orizzonti, nuovi confini, affermando con la legge spirituale la nuova te che vuoi essere, o il nuovo progetto da realizzare, quello che abbiamo visto che si realizza, o il nuovo amore, o l'amore che già vuoi, che già hai, ok? Fatto sta, lo spirito del fiume ti dice: tieniti pronta a questa avventura meravigliosa che sta arrivando, perché adesso hai superato tutte le fasi della nigredo, albedo, sei arrivata alla rubedo e adesso sei forte per manifestare ciò che più temevi del tuo subconscio. Che cos'è che temevi del tuo subconscio? Che cos'è? Questo. Temevi? Non tu, ma il tuo ego. Sto parlando al tuo ego, mo, ok? Temeva l'abbondanza, la ricchezza, temeva l'amore, temeva le dichiarazioni d'amore di tutti gli uomini, di quello in particolare, temeva l'abbondanza intesa in termini spirituali e materiali. La imperatrice ci dice piena abbondanza materiale, soldi, denaro, relativo a che cosa? Alla vocazione. Chiaro? Meraviglioso, ragazzi, veramente meraviglioso. Ci mettiamo adesso un consiglio delle fate per le mie ragazze e i miei ragazzi del secondo mazzo. Anzi, sai che ti voglio mettere questo? Che cosa si è integrato con questo?
Qual è l'attitudine angelica e archetipica che viene integrato? Eliminare le piaghe. Angelo Nelkael, secondo respiro ti viene data la seconda possibilità. Allontana le cattive influenze. Le cattive influenze, ce lo insegna questo sette di bastoni, sono tutte le situazioni che non viaggiano più alla tua frequenza. Combattere per ciò in cui credi e basta. Ok? Le cattive influenze, nessuna influenza ti può raggiungere se tu non vibri a quell'influenza lì. Quindi, per eliminare fuori le cattive influenze, cattive circostanze, situazioni tossiche, è il tuo lavoro interno, il lavoro su di te che te le fa debellare. Non entrano nel tuo spazio di frequenza più, mi spiego, non le vedi se tu, quando tu lavori su di te. Quindi ti viene data la seconda possibilità di manifestare una realtà gloriosa. Wow. Andiamo a vedere adesso con le fate, un consiglio per le mie ragazze. I miei ragazzi del secondo mazzo, per favore. Un consiglio. Vacanza, ragazze! Vai in vacanza! Qua ti stanno dicendo che la risposta che stai cercando può presentarsi durante una vacanza, un ritiro o un viaggio. Bene. Allora, qua ti dicono che alcuni di voi andranno a fare una vacanza dove c'è questo cavaliere di bastoni che spacca porta dell'albergo, dell'appartamento. Una vacanza dove tu vedrai la tua piena manifestazione, o una vacanza, un ritiro che ti permetterà di guardare avanti verso ciò in cui credi veramente, in un progetto lavorativo, o qualsiasi cosa, perché la vacanza cos'è? La vacanza è uno spostamento di coscienza, sia che tu prenda il tuo corpo e lo sposti a livello proprio spaziale da un posto all'altro, ok? E quindi la vacanza intesa in questi termini, sia che tu sposti la tua coscienza su un altro livello di coscienza, anche in piano astrale. Che vuol dire questo? L'immaginazione, ragazzi. L'immaginazione, che nella vacanza tu ti rilassi, è tutto più bello, diciamo, ok, rispetto al lavoro di cui parlavamo prima. Il lavoro deve essere una vocazione. Quello a cui giunge l'uomo nuovo della nuova età dell'oro è il lavoro laddove non ci sono bisogno di ferie, perché le ferie, cioè quando tu fai veramente quello che ti appassiona e ti nutre come vocazione, ma tu quali ferie? Cioè, non esistono ferie, perché le ferie sono anche lì un credo negativo della nostra civiltà. L'uomo nuovo della nuova età dell'oro non può fare a meno di fare quello che, per cui si sente devoto, per cui la vocazione è il suo nutrimento, il suo pane quotidiano. Quindi la vacanza è proprio spostarsi sul livello di coscienza diverso con l'immaginazione e stare a livello di coscienza in quella realtà più possibile per visualizzare quello che vuoi realizzare, tanto da andare a suggestionare il tuo subconscio di immagini di successo nel tuo progetto, che si tratti di amore o di lavoro, persona specifica o di lavoro, d'accordo? Meraviglioso. Quindi, ragazze mie, meraviglioso, cosa ti sta per accadere? Beh, voglio dire, riguardatevi la stesa, momento di grande successo conforme al fatto che tu, la tua solitudine, magari vai in vacanza e questo eremita esce fuori, nel senso vai, è come se ti dicesse, no? Adesso che vai in vacanza incontrerai queste persone, ti fanno sentire il tuo potere uscire, diciamo, dalla situazione di eremitaggio. Ma qual è il senso anche qui della sfida dell'eremita? Di sentire la tua solitudine, quale beatitudine, perché quando inizi a stare bene con te stessa, combattendo il demone interno che è l'ego che ti vuole ritrarre, mi spiego, dai tuoi obiettivi, allora tu stai bene con chiunque, riesci a entrare in armonia con tutti, perché tu stai bene con te, non hai bisogno dell'altro per occupare i tuoi vuoti. Mi spiego? L'illuminazione raggiunge in questi termini. Quindi meraviglioso, ragazze mie, grande successo e riconoscimenti anche qua. Quindi ragazze mie, io vi ringrazio, vi abbraccio dal profondo dell'anima. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Muah. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la terza variante, il terzo mazzo. Andiamo a vedere cosa ti sta per accadere. Ma soprattutto rispetto a quello che hai chiesto consciamente o semplicemente cosa ti sta per accadere, vediamo qual è la sfida per il tuo massimo perfezionamento andando incontro alla realizzazione del tuo successo, ok?
perché ci proponiamo sempre di seguire solo e soltanto la unica legge spirituale, che è quella da cui noi prendiamo la nostra massima aspirazione e perfezionamento verso il nostro massimo successo. Non c'è altro Dio all'infuori di te, e quindi anche le situazioni esterne, non esiste un io fuori, ma gli altri che ti rimandano la sfida da affrontare per il massimo perfezionamento perseguibile. Allora, andiamo a vedere cosa ti sta per accadere e orientarci verso il nostro massimo successo. Allora, andiamo a partire. Partiamo quindi dalla situazione attuale, lo stato d'animo nei confronti di qualcosa che hai chiesto, semplicemente il tuo stato d'animo, la prova, la sfida da superare per anelare a quello che vuoi, il subconscio, cosa che ha potuto creare l'ostacolo, semplicemente quello che alberga dentro di te, il qui ed ora, quello a cui aspiri, che ti sta chiedendo. Che ti sta per accadere qui ed ora, o che vuoi anelare superando la sfida, passato, quello che dobbiamo affrontare nell'immediato futuro, il tuo potere rispetto alla situazione, influenze esterne che agiscono sulla prova da superare, speranza, paura e il risultato. E se non ci piace, aggiustiamo il tiro. Stiamo qua apposta. Allora, andiamo a vedere. Facciamo così. Guardate, questi arocchi sono enormi. Quindi bellissimi, ma enormi. Mettiamo così. Voi vedete? Sì. Allora, andiamo a vedere qual è la tua situazione attuale, che stai vivendo in questo momento, lo stato d'animo nei confronti di una domanda, o semplicemente il tuo stato d'animo. Vediamo come stiamo. C'è un re di denari, ragazze mie, un re di denari. Quindi abbiamo o un uomo in mente, o nostro marito, oppure una persona stabile, una persona attorno a cui gravita la domanda posta, attorno a cui gravita il nostro pensiero. È quello che stai vivendo nei confronti di questa persona, ok? Oppure nei confronti proprio del tuo raggiungimento economico, successo economico. Ok, andiamo comunque a vedere, poi l'applichiamo. La sfida da superare rispetto a questa persona qual è? Asso di coppe, ragazze. Abbondanza, acqua, un nuovo inizio in amore rispetto a questa persona. O questa persona si sta ancora ritirando per questo nuovo inizio, o tu vuoi un nuovo inizio con questa persona, fatto sta che, oppure un nuovo inizio rispetto a tuo marito da cui ti sei separata, un nuovo inizio in amore vuoi, ok? Quindi questa è la sfida che tu devi immediatamente affrontare, che può indicare un blocco che ti impedisce di progredire, o anche una prova. Ok, un nuovo inizio rispetto a una persona del passato che hai già lasciato, da cui ti sei separata, oppure un nuovo inizio rispetto a una persona che è un re di denari, una persona seria, una persona stabile, una persona che sappiamo che l'esterno di noi è sempre noi. Quindi se questa persona è ancora restia in questo nuovo inizio, sei tu che devi lavorare su di te nel tuo credo. Io posso qualsiasi cosa, e allora mi vado a individuare i credo negativi. Faccio il lavoro su di me affinché questo vada ad essere manifestato, questo nuovo amore, nuovo inizio con questa persona. Ok. Oppure questa persona ha, e tu la vuoi riconquistare, questa vale per alcune di voi, ha iniziato la storia con un'altra persona, questo può essere anche un altro, perché cerco di fare tutte le sfaccettature. Adesso andiamo a vedere il lato in ombra, che può indicare da dove è nata questa situazione che stai vivendo, o i tuoi autosabotaggi, ciò che devi essere consapevole per vincere questa sfida, d'accordo? Via. Devi collaborare. Un tre di denari, ragazzi miei. Allora, per avere questo nuovo inizio in amore meraviglioso con l'asso di coppe, no? Una nuova opportunità d'amore con questa persona, oppure con una persona seria, nel tuo subconscio alberga questo tre di denari. La necessità che la tua anima ti sta chiedendo di trovare dei compromessi funzionali a mandare avanti qualcosa di meraviglioso. L'altro fuori da te è sempre te. Nella misura in cui tu lo vedi diverso, ma lo ami, lo vuoi, ok? Di conseguenza
la tua verità non è meno importante della verità dell'altro, ma entrambe coesistono in quanto verità emanazioni di Dio. Entrambe sono valide per chi le possiede. E dove sta il potere dell'essere umano, la sfida dell'essere umano? Attraverso la compassione, cioè il sentirsi dentro, comprensivo del tutto, trovare con l'altro dei compromessi che vadano bene entrambi senza ledere la propria individualità. Il Tre Denari ti chiede di collaborare con l'altro per dei progetti meravigliosi. E laddove tu, per esempio, alcuni di voi si stanno separando dal marito perché vogliono una nuova opportunità d'amore, trovare col proprio marito dei compromessi funzionali ad essere anche in amicizia. Ok, ok. Andiamo a vedere qua cosa gli eventi hanno portato al tuo stato attuale, gli eventi che hanno causato la sfida che devi superare. Ragazzi, qua abbiamo un 6 di bastoni. C'è uno che ti ha conquistato nel recente passato. E adesso ti trovi davanti, cioè ti sta per accadere questo, ti trovi davanti a una nuova opportunità d'amore. Cioè, per alcune di voi è così, e tu vuoi collaborare con questa cosa. Cioè, la sfida è aprirti a questa grande opportunità con questa persona che puoi aver conosciuto anche sul lavoro, per alcune di voi. O comunque, qua ci sono anche, diciamo anche nel lavoro, tanti riconoscimenti pubblici nel lavoro, e adesso ti devi aprire non più a guardare la parte materiale, che per alcune di voi è già sostanzialmente definita, perché si vede da questo, quindi vale per alcune di voi, per una porzione di voi, e quindi andare incontro a degli ideali del cuore adesso nel lavoro. Vabbè, adesso andiamo a vedere comunque, quindi andiamo a vedere adesso quello che sta accadendo qui ora, cioè quello che tu stai raggiungendo, quello a cui aspiri e che vuoi ottenere e che otterrai superando la prova di questo nuovo inizio in amore. Il 9 di spade, devi superare la vergogna e le preoccupazioni. Quindi se abbiamo un marito da cui ci stiamo separando, ok? Quindi superando la prova di anelare a questo nuovo amore, a una nuova opportunità, tu devi superare le preoccupazioni e anche la vergogna inerente a questo. Questa è la tua sfida, cosa ti sta capitando adesso? Ti sta per capitare un'escalation di coscienza, un'evoluzione. Quindi questo è quello che tu puoi avere adesso, che può essere proprio il blocco da superare, ok? O comunque sia che è relativo al superamento. Tu quando vai, superi la sfida di questo nuovo amore, perché magari una persona ti ha conquistato nel recente passato, o tu hai avuto tanto successo e adesso sei pronta a una relazione importante, ok? Superare la paura, le preoccupazioni per questo nuovo amore. Ok? Sì, perché questo lo ottieni superando la prova, il superamento del 9 di spade. Ogni preoccupazione viene superata perché hai un risveglio spirituale. L'asso di coppie ci parla del risveglio spirituale, che è la sfida a cui vai incontro, che ti viene innescata da situazioni, persone e circostanze fuori. Andiamo a vedere quindi qual è la tappa intermedia, il prossimo step che devi affrontare verso, e che è una situazione intermedia per fare questo. Il 9 di bastoni, non devi avere paura. Pausa, ritardo. Se c'è della pausa o un ritardo, questo è lo step, funziona. Non devi avere paura di questa pausa, se c'è una pausa prima di anelare a questo nuovo inizio in amore, a questo nuovo inizio, a questo risveglio spirituale, a questa abbondanza, ok? Questo è lo step da affrontare, che ti può creare delle paure, va bene? Ci può essere una pausa o un ritardo per questo nuovo inizio in amore o l'inizio di questa nuova attività, o questo nuovo, questa voglia di ricominciare, o questa voglia di cominciare sia in amore che nel lavoro, ok? Questa è la tappa da affrontare intermedia, la pausa o il ritardo, 9 di bastoni. Che cosa ci dice la pausa del 9 di bastoni? In questo momento la perseveranza è andare incontro al tuo obiettivo, che è quello di questa nuova opportunità. Quindi ci dice proprio come affrontare questo momento. Perseveranza e non aver paura. Perché non c'è altro Dio lì fuori di te. Utilizza magari questa certa pausa che puoi aver vissuto fino a questo momento, che ti dovrai affrontare nelle prossime ore, nei prossimi giorni, come proprio discernimento per andare incontro al tuo obiettivo senza paura e senza vergogna. Ok? Quindi ci può essere una pausa che ti può mettere un attimo sotto scacco, ma tu in questa pausa, o ci può essere già stata, vai incontro a quello che vuoi questa persona, e quella avrai.
Ok? Andiamo a vedere qual è il consiglio, il tuo potere, ciò che puoi fare in questa situazione, un consiglio sulle opzioni che puoi mettere in atto per superare questa prova. Ricerca, pressioni, 10 di bastoni, quindi quello che devi fare è toglierti di dosso ogni tipo di peso. I pesi a iniziare un nuovo amore, i pesi a andare incontro a questa abbondanza, tutto ciò che ti crea un peso. Il peso dell'abbondanza, ragazzi miei. Cioè, il peso della luce, perché noi non abbiamo paura, non ci pesa il buio. Quello che ci hanno ingannato a credere è questo. Perché noi siamo abituati a sguazzare nella mediocrità. Siamo abituati a sguazzare nell'oscurità, non ci pesa. Quello che pesa al tuo ego, al nostro ego, è la luce. Quindi il 10 di bastoni, come consiglio, togliti di dosso questi pesi, no? Questo ti dice. Che è il consiglio su come superare questa prova. Non ti fare problemi, persisti, persevera, ok? E il 10 è il cambio proprio, la chiusura di questo ciclo, già ce lo diceva il 9. In questa pausa di riflessione, tu vai incontro ad abbattere i pesi che ti impediscono questa espansione spirituale, questo amore, questo nuovo inizio, ok? Rispetto alle preoccupazioni. Vediamo quali sono le influenze esterne che mi influenzano appunto la prova da superare. Giudizio, un altro uomo. Oppure il giudizio è la condizione esterna che ti può giudicare, persone e circostanze che ti possono giudicare se inizi questo nuovo amore con quest'altra persona. Oppure le circostanze esterne che ti possono giudicare in quello che stai facendo. Il giudizio altrui è un nostro giudizio interno. Il giudizio che percepiamo degli altri su di noi è un giudizio nostro che noi ci stiamo facendo al nostro interno. Quando noi ci giudichiamo al nostro interno, sentiamo anche il giudizio degli altri. Non a caso, questa è una circostanza che può influenzare in questo nuovo amore. Molti di voi stanno iniziando un nuovo amore con una persona e quindi tu non ti devi abbattere da questa cosa, e ci può essere anche una persona esterna fuori che ti può giudicare, o un altro uomo, o comunque il giudizio e la morale altrui, ragazze mie. Ti devi togliere da dosso questi pesi. È chiaro qua che mi arriva che c'è molto giudizio su quello che vai ad affrontare, che è un nuovo amore, una nuova opportunità lavorativa o un risveglio spirituale che ha a che fare con le varie circostanze della tua vita, sia nel lavoro o che nell'amore, ok? E qua c'è la vergogna, c'è la situazione che tu vai a superare con il risveglio spirituale che hai all'interno di te, e poi vai a fare fuori azioni concernenti il tuo risveglio spirituale. È chiaro? Oppure qua c'è il fatto che abbiamo avuto un'altra persona, vogliamo tornare con il nostro marito, qua c'è un ritardo e quindi noi dobbiamo superare il nostro stesso giudizio, e questa è la sfida che andiamo a superare. Vediamo speranza o paura. Abbiamo la temperanza, pazienza, serenità, accettazione, accettare quello che hai fatto fino a questo momento, perché sono stati degli eventi, delle circostanze propedeutiche e funzionali a farti arrivare la sfida di adesso, che è il tuo risveglio spirituale, e di conseguenza che vai a praticare nella materia con azioni conformi all'integrazione delle lezioni spirituali che ti sono arrivate grazie all'esperienza di vita fatta fino adesso. Qua abbiamo la temperanza, che è anche la serena accettazione della situazione e anche la voglia di ricostruire un rapporto, di rigenerare le acque laddove c'è stata una crisi, ok? C'è la speranza e la paura al tempo stesso di questa cosa, ok? Perché noi abbiamo paura sempre della luce, ripeto. Abbiamo paura che grazie alle nostre forze noi ce la facciamo. Ha paura l'ego, non hai paura tu, ok? Andiamo a vedere come si conclude il tutto. L'eremita, ragazze. Allora, qua alcuni di voi devono abbandonare una situazione da cui si sentono giudicate e lasciarsi guidare dalla sola la propria intuizione. Alcune di voi, ragazze mie, devono abbandonare un matrimonio o una situazione pregressa per un nuovo amore, o comunque sia un nuovo risveglio spirituale, e andare incontro al giudizio che ci può essere da parte degli altri. Perché qual è il senso? Che l'eremita ti dice proprio, il giudizio dell'eremita è un giudizio che non contempla il giudizio. Che cosa voglio dire? La carta dell'eremita ti dice: adesso è tempo di stare
l'unico per coloro i quali si stanno lasciando con una persona o stanno lasciando una situazione, ok, per questo risveglio spirituale che ti sta portando un nuovo amore, te lo dico già, anche se non c'è adesso, rispetto a un compagno ufficiale che avevi. La situazione è quella di andare via con l'eremita, di godere della tua solitudine. La solitudine dell'eremita si trasforma in beatitudine per coloro che sono risvegliati, perché l'eremita arriva a fare una scoperta dopo tanto tempo che la cosa più giusta da fare era quella di allontanarsi da situazioni che non viaggiavano più alla propria frequenza. Una delle situazioni che non viaggia più alla tua frequenza a livello di step evolutivo che è arrivato al limite è il giudizio che ti sei messa su te stessa, che hai proiettato di conseguenza anche sugli altri. D'accordo? Allora, qua che cosa sta avvenendo? Qua sta avvenendo che la tua sfida è quella di toglierti di dosso i pesi per anelare un risveglio spirituale. Qua c'è un uomo o una donna con cui tu supererai la sfida di avere un nuovo amore, un nuovo inizio, senza più sentirti giudicata. Questo per quanto riguarda l'amore è molto chiaro, tant'è che hai potuto avere questo nuovo amore da poco e la situazione era più nascosta, ok? E fatto sta che tu devi confidare in questo nuovo inizio insieme anche alla luce del sole, secondo i tempi divini. Questa è una stesa molto chiara per alcune di voi che hanno incontrato una persona comunque in recente passato e si devono togliere i pesi del giudizio, ok? Perché nel momento in cui tu togli i pesi del giudizio proietti all'esterno la stessa cosa. È possibile che questa persona sia, come eremita qua lo vediamo, si riferisce anche a questo re di denari attorno a cui ruota la cosa, può essere una figura di riferimento, quale un medico, un operatore, un'influenza in particolare sulle persone. Fatto sta che la voglia di collaborare dentro di te nel trovare delle soluzioni è profonda, è radicata dentro di te in questo. E mo ti dico anche un'altra cosa, per coloro i quali sono state conquistate da un'altra persona e devono lasciare il proprio marito, il compagno ufficiale, nonostante il silenzio che ci può essere dell'altra persona, la stessa ti dice togliti di dosso i pesi, togliti dalla relazione ufficiale adesso, stai in silenzio perché arriverai a fare la scoperta dell'eremita che ti porta al risveglio spirituale e quindi anche all'opportunità d'amore con la persona che stai pensando, che è fuori dalla tua relazione ufficiale, ok? L'eremita ti dice anche di viaggiare da sola, non più nella relazione ufficiale, toglierti dalla vergogna e andare incontro a questo nuovo amore che già è o sta arrivando, ok? Quindi cosa ti sta per accadere adesso? Il risveglio spirituale funzionale a non avere più vergogna o paura di manifestare chi sei veramente, andando incontro ai tuoi veri obiettivi, agli ideali e superare la linea di confine tra il tuo ego e il risveglio spirituale, quello che vuole la tua anima. Quindi in amore accade questo. Ora ti dico una cosa, nel lavoro, ragazzi miei, qua, cosa ti sta per accadere? Allora, qua è giunto il tempo, come ti dicevo anche prima, di fare qualcosa da sola, da solo, perché sei una guida. Qualcuno ti potrebbe giudicare all'esterno, alcune di voi hanno una posizione importante, qualcuno ti potrebbe giudicare all'esterno, ma qua ti viene chiesto assolutamente di confidare in quello che ti è arrivato, anche dei riconoscimenti rispetto a quello che vuoi andare a fare nel tempo, e di portare pazienza in questo per superare la vergogna rispetto agli ostacoli rispetto a un tuo progetto. Il tempo intermedio che vai a passare tra la realizzazione di questo grande progetto che ha a che fare con un risveglio spirituale e la maestria dell'eremita deve, col nome di bastoni, non intimorirti, bensì accenderti nel perseverare in quell'intento. Questo ti sta accadendo ora. Lo scopo di tutto è toglierti di dosso i pesi, fare lo sforzo, il 10 di bastoni, di toglierti di dosso i pesi che sono relativi al giudizio che hai su di te per quello che vai a fare, al giudizio degli altri. Fatto sta che l'esterno è proprio il re di spade, che è giudizio, ma allo stesso tempo con la dicitura osare, ok? È possibile che alcuni di voi, sia in amore che nel lavoro, abbiano dall'esterno situazioni che le spingono ad osare questo risveglio spirituale. Dovete andare incontro a questo, perché la stessa mi finisce con un eremita. Ciò vuol dire che il succo è la scoperta nella propria riservatezza. Magari covatevi questa cosa all'interno, perché è foriera di grandi illuminazioni, sia nel lavoro che nell'amore, ok? Questa temperanza qua, nelle speranze o paure, ci parla che si può avere paura di ottenere quello che vuoi.
si può aver paura di riconciliare un rapporto oppure di portare avanti, di essere la tua sfera creativa, la temperanza è la parte creativa anche di te, nel lavoro. Ma anche nell'amore si può aver paura di avere una riconciliazione, sia con il compagno ufficiale da cui ci stiamo lasciando, sia con una persona specifica verso cui stiamo andando. Oppure si può avere paura di rigenerare le acque perché tu sai che nel momento in cui tu rigeneri le acque hai questa abbondanza straordinaria con una persona specifica, mi spiego? E quindi questa voglia di collaborare che alberga nel tuo subconscio con l'altro, indipendentemente da chi sia l'altro, se c'è una persona specifica e anche una relazione ufficiale insieme, oppure solo una persona specifica, oppure una persona che sta sul tuo posto di lavoro e si ha paura a manifestare questa cosa, ecco che il tempo ti darà l'opportunità di fare la scoperta che questa cosa si può, è fattibile, perché per te significherebbe metterti sul posto di lavoro, se magari è il tuo capo, qualcosa che ti fa un po' paura. Ma allo stesso tempo il 3 denari ci parla della voglia di riconciliazione, che il tuo subconscio, cosa di cui ci parla la temperanza, di cui è alla sezione speranze o paure, se è il vostro caso per quanto riguarda una storia d'amore, tant'è che la situazione intermedia da affrontare è una pausa o un ritardo, e là ti viene chiesto se ci credi di perseverare, di fare lo sforzo di toglierti i pesi. Andiamo a vedere adesso con questa. Quel 9 di spade per le mie ragazze e i miei ragazzi del terzo mazzo. Di nuovo il 10 di bastoni. Ragazze mie, ragazzi, dovete fare lo sforzo di superare le preoccupazioni inerenti a una vergogna o qualsiasi cosa. Siccome sto uscendo spesso, accomuna molte di voi questa cosa. In casi specifici, per ognuna di voi è diverso, può essere diverso. Mi spiego? Sì, qua c'è un 8 di coppe, ragazze mie, qua ci vuole lo sforzo di abbandonare, di far cadere tutti i pesi, quindi, e di andare incontro, abbandonare situazioni che pur ti fanno stare bene, però non sono più allineate con la tua frequenza, uscire dalla comfort zone, ok? E riportare la pace dentro di te. Qualsiasi cosa rappresenti per te comfort zone, nell'amore e nel lavoro, eh? Anche stare in una situazione matrimoniale di compagni ufficiali può rappresentare la comfort zone, che seppur li vuoi bene, però non c'è più quella cosa, e quindi c'è la voglia di collaborare per trovare una soluzione utile a entrambi per mandare avanti il rapporto in modo separato, ok? Okay. Il 9 di bastoni, per favore. 9 di bastoni, ragazze. 9 di bastoni, doppietta. Sì, ragazze, qua dovete perseverare in quello che credete, combattere per quello in cui credete e non aver paura, perché 9 di bastoni è anche la paura, no? Di questo risveglio spirituale. Allo stesso tempo ci può dire anche di come vi dovete comportare, anche alzare un po' le difese nei confronti della situazione ufficiale, se è il vostro caso, comunque sia alzare un po' le difese nei confronti dell'esterno, tant'è che la risposta dovete trovarla all'interno, godendo della vostra solitudine in qualità di beatitudine. E con questo vi arriva la risposta. L'eremita è proprio l'approfondimento e riservatezza. E ce lo dicono tante di queste carte. Portare pazienza per un nuovo risveglio spirituale, l'opportunità d'amore che tu stai, a cui stai anelando, sia che c'è una persona, sia che non c'è. Qua c'è comunque per molti di voi, eh? Ragazzi, non ci credo, di nuovo l'8 di coppe qua. Cioè perseverare nell'abbandonare situazioni di comfort zone, ok? Andiamo a vedere questo re di spade all'esterno. Ragazze, me lo conferma il 9 di denari. Allora, qua dovete tornare single, molte di voi, in una situazione ufficiale, con 9 di denari, e quindi ti senti forse giudicata anche all'esterno per questa situazione. Mi stanno facendo una stesa mirata per alcune di voi, significa che serve, ma è applicabile a tutte, i grandi archetipi di cui abbiamo parlato adesso sono applicabili a tutte, quindi prendete quello che risuona con voi. Qua ci dice che all'esterno è la situazione del 9 di denari che ci può influenzare questo asso di coppe, di aver paura anche che un'altra persona che magari non è avvezza alla parte di coppia, di relazionale, si ha paura di questa persona, ok? Però tu vuoi collaborare con questa persona, ok? E questo ci dice cosa?
Questo ci dice che per quanto riguarda la carta esterna che mi influenza questo asso di coppe, che è la sfida, qua il contesto è una persona singolo che arriva da te e ti fa osare per questo nuovo inizio, rispetto a una relazione ufficiale o rispetto a una persona che già esisteva. Se questa è la stessa energia di una persona sola, però per molte no, allora se questa è la stessa energia, significa che l'energia del tu vuoi una relazione seria con una persona, ok? Una relazione seria con una persona, magari avete avuto dei successi lavorativi insieme nel recente passato, questo mi sta arrivando anche. E qual è il senso qua? Che praticamente quello che ci vogliono dire adesso è che rispetto alla a questa persona qui, questo qua è il momento di isolarsi adesso con l'analisi introspettiva dentro te stessa e scoprire qual è la verità di quello che vuoi tu, perché sappiamo che l'interno crea l'esterno. Credere prima di vedere, credere all'interno. Ora, c'era un'altra cosa che volevo dire. Forse c'è un'altra persona che in questo tempo tornerà single ed è una persona che tu vuoi, un nuovo amore che è già conosciuto. Mi spiego? In questo tempo è di riservatezza tuo, serve a fare chiarezza dentro di te per andare a proiettare fuori una realtà integra e non a metà, vediamo che succede. Tu stabilisci quello che vuoi e si manifesta. Rispetto magari a una persona che avevi già conosciuto, che poi si è stata zitta e tu vuoi questo nuovo amore, oppure questa persona ha avuto, si è separata da te, ha avuto un nuovo amore e tu la vuoi di nuovo questa persona, quindi la sfida comunque sia è avere questo nuovo inizio insieme e quindi riconciliarsi. Fatto sta che adesso è un tempo in cui tu farai la scoperta nella tua riservatezza di quello che vuoi. Che cos'è quello che vuoi? Quello che vuoi lo stabilirai tu e la sfida è quella di toglierti di dosso i pesi e le preoccupazioni rispetto al giudizio che hai verso te stessa e verso l'altro. È chiaro? Sì, perché qua mi mettono anche un diavolo qua a fondo mazzo. Quindi influenze esterne possono essere degli attaccamenti e delle ossessioni che ti hanno. È come se queste ossessioni vanno incontro alla sfida che devi superare, il risveglio spirituale, che le ossessioni e gli attaccamenti sono proprio dell'ego. L'ego tu lo devi azzittire quando arriva rispetto a quello che vuoi. Mi spiego? Ok. Diamoci una carta su quell'eremita. Nove di spade di nuovo, guardate che mi ripetono le stesse. Nel tuo silenzio, con la tua scoperta, capirai che non ci sono più preoccupazioni da debellare. È l'ego che ti sta facendo la guerra. Ok? Sia nell'amore che nel lavoro. È l'ego che ti sta facendo la guerra, però la guerra è relativa al giudizio che tu hai verso di te e verso gli altri. Quale carte ti stanno dicendo di cosa ti sta per accadere adesso? Un momento di epocale trasformazione volto alla sfida da superare, che è quella di un risveglio spirituale. E quindi qua la sfida è collegata molto all'attività dell'eremita, che mi significa in tutti gli ambiti amore e lavoro. Allora non ti devi sentire sola o solo in questo momento, perché il viaggio introspettivo che fa l'eremita è volto a fare la scoperta, in questo caso, che tutto è possibile sulla base del fatto che elimina il giudizio verso se stesso e verso gli altri. Ok? Quindi lo sforzo che devi fare funzionale alla perseveranza nel toglierti dosso i pesi, perseveranza nel toglierti dosso i pesi del giudizio verso te stessa e verso gli altri, sia in amore che nel lavoro, e tutto si spianerà secondo i tuoi dettami. Ok? Molto specifica sta stesa. Fammi vedere qua per le mie ragazze e i miei ragazzi della terza stesa, del terzo mazzo. Vediamo. Cioè qua ti possono giudicare molte di voi che sono tornate single, si lasciano da un matrimonio ufficiale, se è il tuo caso e dici no ma non credo sia così, guarda che a livello interno è quello, ok? Quindi scava bene in quella cosa.
Non a caso questa carta mi influenza l'ultima, che l'eremita fa la scoperta nella sua solitudine che non c'è giudizio altrui che non sia stato egli stesso a darselo all'interno, ok? Ok. Eccolo, uscita da sola. Infatti sono paure del sistema, regno gregorico, nigredo. Abbiamo la nigredo, albedo, rubedo. Queste sono paure del sistema, non tue. Ego formattato su credo limitanti, su credo depotenzianti e su credo di schifezze. È chiaro? Ok. Andiamo a vedere qual è questo giudizio che stiamo debellando, che ci hanno messo nella testa. Vediamo. Quello che sta proprio prevaricando con voi, ragazze e ragazzi, su questa stesa. Vediamo. Qual è il giudizio che sta prevaricando sulle mie ragazze e i miei ragazzi che supereranno egregiamente? No, quali carte? Ah sì, ho preso le carte giuste. So, io ho preso le altre. Vediamo. La condiscendenza. Siete state accondiscendenti? Prendi il rispetto e l'amore che meriti. Mannaggia ragazze, vedi? Prendi il rispetto, pretendi il rispetto e l'amore che meriti. Non ti sei sentita meritevole della luce, l'abbiamo detto prima, guardate come si parlano le carte nella stessa stesa. Allora tu vuoi una cosa? Io pretendo di manifestare ciò che è mio per diritto divino. E ciò che è nostro per diritto divino è abbondanza in termini di spiritualità e di materialità, di materia, sotto forma di persone, circostanze, denaro. La condiscendenza, siamo stati accondiscendenti all'altro quando l'altro fuori di noi non esiste, manifestandolo come nostro aguzzino a livello inconscio, perché deleghiamo all'altro il nostro potere per paura noi di non poterlo gestire, di non essere meritevoli. Ma questo, ragazze mie, lo stiamo debellando, ormai è finita sta schifezza, no? Voglio dire, pretendi il rispetto e l'amore che meriti. Laddove tu, allora, varie circostanze, scenari qua si aprono, no? Se siamo state con nostro marito, compagno ufficiale, adesso abbiamo paura di iniziare qualcosa di nuovo, teniamo il giudizio altrui, adesso basta! Basta! Siamo state accondiscendenti perché temevamo il giudizio di nostro marito, il compagno ufficiale o persone sul posto di lavoro. Basta! È chiaro? Noi stiamo qua a indirizzare il nostro percorso evolutivo verso il nostro massimo successo e perfezionamento, guardando le sfide attraverso le carte che ci arrivano, per capire quali deformità stiamo ancora manifestando. E l'eremita è una carta di grande scoperta e introspezione. Qua ti dice basta, vai via dal giudizio altrui. L'eremita ti fa guardare all'interno. È la carta introspettiva. È l'unica carta che ti permette di scovare i tesori dentro di te e dire il mondo fuori non esiste alcun giudizio che mi può ostacolare, perché nella misura in cui tu giudichi verrai giudicato, perché il giudizio è qualcosa che riguarda soltanto te, come tutto. È chiaro? Ok. Quindi nell'amore come nel lavoro, la condiscendenza, quando siamo stati accondiscendenti sul lavoro, rispetto al nostro capo, è perché lui è più potente. Ma potente di cosa? Ognuno ha un suo ruolo ben preciso ed è figlio di Dio. E noi dobbiamo pretendere di manifestare il nostro ruolo di figli del Padre Celeste, figli di Dio. È chiaro? Quindi qua anche questo 9 di bastoni che ci indica io proteggo il frutto delle mie fatiche, io mi distanzio dalle energie che non mi competono fino a questo momento, e se sono ancora fragile, ma ho capito la legge spirituale, sono ancora fragile e non riesco ancora bene a destreggiarmi con gli altri fuori da me, allora io, come ci insegna il 9 di bastoni, mi prendo il mio tempo, mi allontano da situazioni e persone che adesso non riesco a gestire, faccio l'analisi introspettiva dentro di me e capisco quello che stiamo dicendo adesso, quante volte sono stata condiscendente, per paura di perdere un posto di lavoro, per paura di perdere un amore, di perdere l'affetto di quella persona. Ciò di cui hai paura a perdere, perdi, perché la vita ti fa fare l'esperienza che tu sei onnipotente, tu devi arrivarci attraverso il dolore.
Ed è l'ego che ti fa fare queste esperienze di penuria, che sono comunque funzionali per avere il risveglio spirituale, questo qua. E allora tu, cosa ti sta per accadere? Adesso tu andrai a godere della tua beata solitudine, in questo esatto momento da quando vedi questo video. E poi farai le scelte conformi a questa guarigione di tutti i rapporti, prima di tutto dentro te stessa, yin e yang che vengono rigenerati, la temperanza, pazienza, serenità, accettazione di quello che è accaduto. E l'eremita chi è? Il grande saggio, il maestro, che una volta acquisita la legge spirituale, comprovata sull'esperienza empirica della sua vita, va a fare da insegnante a tutti. È chiaro? Ok. Quindi in tutti gli ambiti, ragazzi miei, andiamo a vedere adesso un attimo un'altra cosa. Che cos'è che viene integrato grazie a questo risveglio spirituale? Vediamo un po'. Che cos'è che viene integrato? Non ci credo. Ma tu guarda, non ci credo. Fino a mo' di che cosa abbiamo parlato? Di giudizio. Che cosa c'è qua? Guarda, leggi. Addolcire il giudizio. Io veramente ancora, sono anni ormai che faccio la terapeuta, ancora io non ci credo. Quando esco, cioè, meraviglioso. Yelaya, addolcisce i giudizi, connessione con la misericordia. Il Cristo ci ha insegnato come si esce fuori dal dramma psicologico della creazione, dell'umanità, seguendo la via mediana, la via della compassione e della misericordia. L'altro sei sempre tu. Quando vedi qualcuno di forte che ti intimorisce, può essere il tuo datore di lavoro, o il tuo marito, il tuo compagno, o il padre di famiglia, o qualcuno che ti intimorisce di forte, okay, o ce l'hai nel DNA, a livello di memoria genetica, che cos'è che ti intimorisce fuori? Quello che vediamo fuori è un riflesso di quello che siamo dentro. Tu non puoi vedere fuori ciò che non risuona con te. Se tu vedi il potere di qualcuno e ti intimorisce, il potere di chi effettivamente ti stai facendo, dal potere di chi ti stai facendo intimorire veramente? È il tuo potere che ti intimorisce, mi spiego? Ok, quindi addolcire il giudizio. Adesso diamo la frase per questa situazione qua. Addolcire il giudizio. Ok. Allora. Ogni uomo e ogni donna che ho incontrato e che incontro sul mio cammino sono oro, oro, O-R-O, per la mia massima evoluzione. Io benedico e ringrazio tutti coloro che attraversano la mia strada. È chiaro? Adesso ci andiamo a mettere una carta degli oracoli, un consiglio per le mie ragazze, i miei ragazzi della terza stesa che superano egregiamente questo momento. Vediamo. Ragazze, wow. Ragazze che superano egregiamente questo momento, una delle carte migliori del mazzo, ben grazie a generosità e abbondanza. Ragazze, qua abbiamo un fungo con due topolini e qua già c'è il pieno riconoscimento dell'amore. Piena abbondanza in amore, nel lavoro, in tutto ciò che state chiedendo, in tutto ciò che vi sta premendo. Questa magnifica scoperta che va a fare l'eremita è quella di un grandissimo amore, grazie a generosità, grazie al lavoro che avete fatto su di voi. Non siete più accondiscendenti a nessuno, perché l'altro siete sempre stati voi. Recupererete laddove, proprio adesso, un rapporto che è stato messo in pausa, o un rapporto che è per un nuovo amore, o un rapporto che era funzionale, che andasse, che si incrinasse, per poi ritrovare la via mediana, la misericordia che ci insegna l'albero della vita, il Cristo, ok? Al di là di ogni giudizio, tu andrai incontro a toglierti tutti i pesi da dosso, facendo lo sforzo di credere e anelare soltanto al tuo massimo bene. Il benefattore ci dice grazia e generosità, piena abbondanza in tutti i settori laddove stai chiedendo. Quindi non ci danno un consiglio, ma ci stanno dicendo che l'avvenuta integrazione di questo step evolutivo avrà pienamente successo e abbondanza. Wow, mamma, che viaggio, ragazzi miei, che viaggio. Io adoro quando vi vedo araba fenici, araba fenici, ecco così. Ci mettiamo una dea adesso,
per le mie ragazze, i miei ragazzi è il terzo mazzo, per andare incontro ancora di più. Wow, ragazze, l'allegria! Quindi siate grate, allegre, spensierate, perché io ottengo sempre tutto ciò che io voglio. Allegria quindi, ragazzi miei, perché ciò che chiedi si sta avverando adesso. Meraviglioso, in amore e nel lavoro, seguiamo questi passaggi per anelare al nostro massimo bene e al nostro massimo perfezionamento. Complimenti, ragazzi miei, meraviglioso. Io quindi vi ringrazio, vi abbraccio forte dal profondo dell'anima. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.